Gloria al tuo nome, Signore, o Re di gloria. Ti adoriamo, Dio del cielo, alleluia, Dio della bontà, Dio della verità. Siamo ancora qui in questa giornata con lo scopo di adorarti, con lo scopo di glorificarti, di innalzarti. Che profondo è il tuo amore. Grazie Cristo per il tuo grande amore. Ma più mai non potrò. Guida ancora questa riunione, alleluia. Alto è per me. Il tuo grande amore, Signore. Quanto immenso è. Riversalo nei cuori.
grazie per la tua presenza, grazie per il tuo conforto, grazie per le tue consolazioni, Signore, perché tu sei l'unico che ci può capire, che ci può comprendere. Tu, Signore, come dice la parola, simpatizzi con le nostre infermità, Signore, cioè, Signore, tu, Signore, hai misericordia di noi, Signore. Io ti ringrazio in questa giornata e ti chiedo ancora la purificazione per il sangue di Gesù Cristo, Padre. Oh, alleluia, per quel sangue prezioso che è stato sparso alla croce per noi che eravamo persi. Ma quel sangue, Signore, oh, ci rende puri. Grazie, Padre. Oh, grazie per il sangue di Gesù. Grazie. Alleluia. Grazie per il sangue di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Il sangue di Cristo. Raya Sheita Ko. Iramai, distruggi le fortezze, Signore. Spezza i lacci nel nome di Cristo. Libera l'oppresso, alleluia. Fai vedere la potenza, Signore, alleluia, alleluia. Amen, alleluia. Dal cielo scende la benedizione, amen. Piel cuore mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù. Alleluia, tutta la gloria a Cristo. Adoralo, alleluia. Guarda verso il cielo. Giornata, Signore, per fede vogliamo dichiarare nel nome di Gesù che questa è una nuova giornata di benedizioni, una nuova giornata di gloria, una nuova giornata, Signore, di crescita spirituale, perché siamo qui, Signore, abbiamo, Signore, il privilegio, alleluia, di stare qui al tuo servizio, Re di gloria. Prendi il controllo di questo
momento, Signore, di edificazione di questa riunione, di queste riflessioni. Alleluia. Anche qui su internet, Signore, perché anche gloria questo, Padre, alleluia, Dio eterno, Dio nostro, è un servizio alla gloria del tuo nome, Signore. Edifica ogni fratello, ogni sorella, incoraggia, rialza e fai una grande opera, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Fai sì che mentre ascoltiamo la tua parola, mentre parliamo della tua parola, possiamo sentire quel fuoco nei nostri cuori. Alleluia, nel nome di Gesù, così sia, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace. Pace a tutti. Amen. Dio vi benedica nell'amore del Signore, cari fratelli, sorelle. È una grandissima gioia veramente ritrovarci. Amen. Per una nuova benedizione. Amen. Il Signore per certo ci sta già benedicendo. Amen. Perché ogni qualvolta ci raduniamo con lo scopo di ascoltare la parola di Dio, veramente di condividerla e di ricercare il volto del Signore, il Signore si manifesta. Amen. Io posso sentire, per la gloria di Dio, quel fuoco che arde in mezzo a noi, dentro di noi. Amen. E questo mi conferma che quest'opera, anche qui su internet, è volontà di Dio, fratelli e sorelle, è una edificazione. Alleluia. Amen. E se Dio in questo periodo tutti i giorni ci concede questo privilegio, è perché il Signore ha un proposito. Amen, fratelli e sorelle, alla gloria del Signore. Vi invito ad aprire la scrittura a Filippesi. Vogliamo continuare nella riflessione di questo prezioso brano. Pace a tutti, cari fratelli, voi che siete in linea e tutti gli altri che in seguito ascolteranno questa parola. Oh, alleluia. Filippesi capitolo 3. Vogliamo leggere questa mattina, in questo momento, dal verso 17. Amen. Filippesi capitolo 3 verso 17. Intanto vi voglio invitare, a Dio piacendo, verso le ore 14:30 avremo ancora una nuova condivisione biblica con l'aiuto del Signore, dal titolo Domande e risposte sulla santificazione. Quest'oggi parleremo riguardo a questo, nel nostro appuntamento di domande e risposte bibliche. Parleremo riguardo alla santificazione. Perciò vi anticipo, siete già tutti benvenuti, invitati per fortificarci, edificarci e rallegrarci nel Signore. Parleremo sulla santificazione. E poi ancora dopo, amen, alleluia, Dio piacendo, io non voglio fare dei programmi umani, ma se Dio vorrà, e io credo che Lui lo vuole, lo credo, perché è Lui che mi sta dando il tempo di avere tutto questo tempo a disposizione per la Sua gloria, alle ore 16:30 circa vorremmo continuare quella forte riflessione dal titolo Il Papa è un servo di Satana. Continueremo nella seconda parte questa sera, questo pomeriggio, come Dio ci guiderà. Perciò siete tutti benvenuti, fratelli, per edificarci. Diffondete questi messaggi, invitate i vostri parenti, amici, increduli ad ascoltare questo messaggio. Il Papa un servo di Satana, parte 2. Così le persone conoscono veramente chi è il capo della Chiesa, che è Cristo, il Signore. Amen, a Dio la gloria. Vogliamo leggere qui, carissimi, Filippesi, nel nome di Gesù Cristo, capitolo 3 della lettera ai Filippesi, verso 17. Amen. Dice così la scrittura. Amen.
siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, alleluia, secondo l'esempio che avete in noi. Poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, misericordia, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Verso 20. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli. Oh, alleluia! Da dove aspettiamo pure il Salvatore. Gloria a Cristo, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme. Sì, Signore, al corpo suo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Amen. E a Dio sia la gloria. Fratelli cari, sorelle care, che parola meravigliosa. Qui l'apostolo Paolo, per mezzo dello Spirito del Signore, poteva dire ai credenti, ai fratelli, di essere suoi imitatori. Quanti di noi possono dire questo? Siate miei imitatori, cioè guardate il mio esempio e fate come io faccio. Amen, alleluia. Fate quello che io faccio. Quanti di noi possono dire, hanno questa autorità nel Signore? Quanti pastori oggi, quanti servitori oggi, quante donne di Dio possono dire a un'altra sorella, a un altro fratello, con umiltà, ma per la gloria di Dio, fate come faccio io. Questo vuol dire, cari nel Signore, che la nostra vita deve diventare una buona testimonianza. Questo vuol dire che la tua vita deve essere un esempio. Alleluia! Perché è scritto che noi siamo lettere viventi, dove le persone possono vedere in noi, fratelli e sorelle, possono vedere in noi la luce di Cristo. Le persone che ci circondano e soprattutto la fratellanza deve vedere in noi la luce di Cristo. Che la tua vita sia una testimonianza viva. Amen. Amen, fratelli, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Diamo gloria al Signore. Amen. Basta con i formalismi, basta con le regole umane. Quando tu vuoi dire gloria a Dio, dillo con forza, gloria a Dio, alleluia. Io ti vorrei sentire quando dici gloria a Dio, perché mi incoraggia, ma quello che conta è che il Signore ti sente. Amen. Oggi invece ci sono chiese che tu nemmeno puoi dire gloria a Dio. Il predicatore predica e stanno tutti zitti. Non si sa perché. In mezzo a noi ci deve essere gioia. Tu devi dire gloria al Signore. Amen, alleluia. Amen. Sapete a chi dà fastidio quando tu dici gloria a Dio? Ai farisei. Al diavolo dà fastidio quando tu gridi un gloria a Dio. Ma quando tu gridi un gloria a Dio, il Signore si rallegra. Un vero servo di Dio si rallegra. Se io sto predicando, per dire un esempio, in una comunità, per la gloria di Dio, predico il vero Vangelo, predico la sana dottrina, predico la parola del Signore,
e il popolo, cioè i fratelli e le sorelle, iniziano a lodare, a dire gloria a Dio, grazie Gesù, Signore sei grande. Io non mi devo infastidire. Alcuni predicatori dicono no, non dite gloria a Dio, mi interrompete. Misericordia. Ma come ti interrompe? Non è più importante dare gloria a Dio? Un predicatore non si deve infastidire quando qualcuno dice gloria a Dio durante la predicazione. Anzi, è un segno. Amen? È un segno che la parola di Dio sta benedicendo il popolo. Amen? Amen, gloria a Dio. Perciò dai gloria a Dio. Diamo gloria a Dio. Glorifichiamo il Signore. Rallegriamoci nel Signore. Alleluia. E Paolo diceva che lui era una testimonianza, un buon esempio. Oh, alleluia, alleluia. Paolo poteva dire ai fratelli, siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Amen. E ogni servitore del Signore dovrebbe poter dire questo, siate miei imitatori. Ma non per un vanto personale, cari nella grazia, non per una esaltazione personale di un uomo, di un pastore, di un predicatore, di un evangelista, no, ma per la gloria di Dio e per edificare gli altri. Amen? Siate miei imitatori, diceva Paolo. Alleluia, cioè seguite l'esempio che vi stiamo dando. Amen. Credete anche voi in quello che io credo. Predicate anche voi quello che io predico. Amen, alleluia. Comportatevi in un modo santo, come anche noi ci comportiamo dinanzi a Dio. Quanto è importante questo, fratelli, che ognuno di noi possa dire, io sono un imitatore di Cristo. Io voglio essere un buon esempio, voglio portare una buona testimonianza, ed è importante che ci siano uomini di Dio, che ci siano donne di Dio, che veramente diano un buon esempio, soprattutto ai nuovi convertiti, a coloro che si accostano al Signore. Ecco perché Paolo diceva a Timoteo, ispirato da Dio, che nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii di buon esempio ai credenti. Amen. Oh, grazie Gesù per la tua parola, Signore, che ci insegna ogni giorno, Padre. La tua parola è vita. Amen. La tua parola è verità, Signore. Amen. Paolo diceva a Timoteo che nessuno ti disprezzi. Amen. Stai attento a non disprezzare i servi del Signore. Stiamo attenti a non disprezzare i servi del Signore. Stai attento a non disprezzare Timoteo. Perché Timoteo è un servo del Signore. Perché quel giovane è un uomo di Dio. Perché quel servo di Dio è un uomo che lui ha scelto, non lo disprezzare. Che nessuno disprezzi la tua giovinezza. Alleluia, diceva Paolo a Timoteo, ma sii di esempio ai credenti. Alleluia, alleluia, alleluia. Sii di esempio ai credenti. Amen. Voglio trovare questo verso, gloria a Dio. Prima Timoteo capitolo 4, verso 12, è scritto: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio, sii un buon esempio
Alleluia! Ai credenti, amen, nella parola, cioè in ciò che predichi, in ciò che insegni, in ciò che parli, bada che le cose che dici siano conformi alla sana dottrina. Non dire altre cose, non ti perdere in altri discorsi, non farti trascinare dalla corrente che c'è in giro, anche nel mondo evangelico, ma vai contro la corrente, predica la sana dottrina, oh alleluia, predica la verità, predica la santità, predica, oh, il messaggio della croce, predica il ritorno di Cristo, alleluia, sceria, perché oggi ci sono tanti che non predicano più queste cose, ma predicano altre cose, predicano la psicologia, predicano la prosperità nelle finanze, predicano, non lo so, un messaggio psicologico, un messaggio di autostima. Ci sono predicatori che predicano questi messaggi, ascoltate, che Dio li liberi, perché sono nell'errore. Ci sono uomini che predicano così: 7 passi per avere un matrimonio felice, 7 passi per essere battezzato con lo Spirito Santo, 7 passi per prosperare nelle finanze. Che Dio abbia misericordia, questo non è il vero Vangelo. Il vero Vangelo è un altro, è il Vangelo della Bibbia. Amen, alleluia, alleluia. Ma oggi ci sono tanti cosiddetti predicatori che stanno seguendo una nuova ondata. Sono predicatori pseudo-pentecostali, neopentecostali. Oggi in giro nel mondo c'è un neopentecostalismo, che è un neo, cioè è nuovo, neo. Non è l'antico pentecostalismo. Quale vuoi tu? Vuoi il neopentecostalismo o vuoi l'antico Vangelo? I sentieri antichi. Non cercare nuove dottrine, nuove correnti, nuove rivelazioni, nuove menzogne, in poche parole. Rimani nell'antico Vangelo. Il nostro Dio è l'antico di giorni. Quanti lo sanno? Come l'Eterno, alleluia, si mostrò a Daniele in una visione celeste. Daniele vide l'antico di giorni. Oh, alleluia! E noi vogliamo rimanere in quella antica dottrina, in quella antica verità. Oggi ci sono pochi cristiani all'antica. Ultimamente, e questo non lo voglio fare come una critica, ma mi deve far riflettere, fratelli, ho ascoltato delle predicazioni di un caro pastore, possiamo dire. Lui predica all'antica, ma a volte nella chiesa non ci sono cose all'antica, perché le donne usano il velo, ma usano anche i pantaloni. Ci sono donne col velo, ma poi le vedi passare coi pantaloni attillati. Dov'è il Vangelo antico della santità? A che ti serve metterti il velo se poi sei vestita come una mondana, come una profana, come una sensuale? A che ti serve cantare le lodi con il velo se poi addosso hai pantaloni attillati che marcano il tuo corpo, che mettono in mostra il tuo corpo? Non ti serve, tu non sei nell'antico Vangelo. Fratelli, quello che dico è la verità. Vi immaginate voi una donna dell'antichità, una Maria Maddalena, che dopo essere stata liberata dai demoni, dopo essere stata trasformata, va in giro vestita come una meretrice? Vi immaginate voi una Maria Maddalena convertita, trasformata, liberata, che poi va in giro coi tacchi alti nel culto, coi pantaloni attillati nel culto?
con un atteggiamento incoerente, perché oggi ci sono tante comunità così, che dicono di essere comunità all'antica, di predicare la sana dottrina, e molti predicano un messaggio buono, come questo pastore che vi dicevo, dicono di predicare la santificazione, ma poi si permettono delle cose nei culti che non sono da Dio. Si mettono il velo, ma poi si mettono i vestiti, i pantaloni attillati, con i tacchi alti, tutte pitturate con il velo, e poi ti metti i pantaloni. Ma che testimonianza è? Che testimonianza è? Vuoi seguire l'esempio dei veri uomini e delle vere donne di Dio? Vuoi seguire veramente il vero Vangelo? Vuoi diventare una buona testimonianza? Allora devi cambiare la tua vita completamente. È inutile che nel culto ti metti il velo, canti le lodi e poi sotto sei come una mondana. Te lo dico con amore. Con i pantaloni attillati, tutta provocante. Dov'è il buon esempio? Dov'è la sana dottrina? Dove sono i sentieri antichi? È così. Vi immaginate voi le figlie di Filippo? Filippo era un diacono, era un evangelista, un servo di Cristo, della chiesa primitiva. E Filippo aveva delle figlie che profetizzavano. Vi immaginate voi le figlie di Filippo con il velo e coi pantaloni attillati? Vi immaginate voi le figlie di Filippo profetizzare con il rossetto, con le unghie pitturate? Vi immaginate voi le figlie di Filippo profetizzare con i tacchi alti e la minigonna? Io non me le posso immaginare. Io invece mi immagino delle donne consacrate, santificate, delle donne che sono diverse dalle altre donne del mondo. È così, cari nel Signore. Amen. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Amen. È giusto quello che ha scritto il fratello Rocco. Vediamo una conversione tangibile dell'indemoniato gadareno. Marco 5. Dopo l'incontro con Gesù, il gadareno fu cambiato, trasformato e vestito ordinatamente. Infatti il gadareno andava mezzo nudo ed era posseduto, perché sono i demoni che portano le persone a spogliarsi, a far vedere il loro corpo. Ma togliti i vestiti, non ti coprire troppo, non essere troppo all'antica, mettiti un po' quei vestiti moderni, quei vestiti scollati, mettiti quei vestiti attaccati. Ma come vai? Vai con quelle gonne lunghe, ma sembri una zingara, ma metti quelle gonne corte, mostra le tue gambe. Fatti vedere che sei bella, fatti vedere che sei giovane. Sono i demoni. Ma il Signore dice: copri la vergogna della tua nudità. Alleluia. Oh, Akamashaya, alleluia. Io lo so che molti dà fastidio questo Vangelo. Sapete a chi? Alla carne. Alla carne dà fastidio, alla vanità. Al diavolo dà fastidio. Ma questo è il vero Vangelo. Il Signore dice: copri la vergogna della tua nudità. Non mostrare le tue vergogne, non mostrare il tuo corpo. Donna di Dio, come puoi cantare le lodi con il velo e poi ti alzi e sei tutta attillata? Copri la vergogna. Non mettere in mostra il tuo corpo, non mettere in mostra le tue gambe. Non mettere in mostra la figura del tuo corpo. Tu non puoi cantare le lodi
ti metti il velo, sei seduta dietro il pianoforte, poi ti alzi e sei tutta attillata, coi pantaloni attaccati al tuo corpo, con i pantaloni attaccati alle tue gambe e coi tacchi alti, e poi cammini e ti muovi perché vuoi apparire bella. Questo non è sana dottrina, questo non è Vangelo di Cristo, questo non è camminare nei sentieri antichi. Alleluia. E oggi ci sono, alleluia, predicatori che non dicono queste cose, ma c'è bisogno di uomini che insegnino queste cose, perché il popolo perisce per mancanza di conoscenza. E lo voglio ancora dire, questo non è l'argomento che sto trattando, ma Dio me lo mette in cuore, perché c'è bisogno. Se tu che sei una donna di Dio, ti reputi una donna di Dio, addirittura una moglie di pastore, sei la moglie di un pastore. Ieri una sorella mi ha fatto vedere un cosiddetto video di una donna che dice di essere una serva di Dio, e sicuramente il Signore l'ha salvata, ma il suo comportamento non è una buona testimonianza. Questa donna, moglie di un pastore, si vedeva in un video vestita tutta attillata, con un vestito incollato al corpo, che mette in mostra la figura dei suoi seni, la figura del suo corpo, delle sue gambe, che faceva un balletto con una cosiddetta lode. Oh, Signore. Dov'è la testimonianza? Ma cosa diranno gli altri? Anzi, quel video attira lo sguardo degli uomini. Io ho dovuto sgridare, ho detto nel nome di Gesù, Signore, sgrida queste cose, perché queste cose richiamano il desiderio degli uomini. È così. Ve lo posso fare anche vedere. Come può una donna di Dio, una figliuola di Dio, una moglie di pastore, fare cose del genere? Nelle comunità ti metti il velo, suoni i canti, ti alzi e sotto sei tutta attillata, con i tacchi alti, pantaloni attaccati che mostrano le tue gambe, le tue cosce, mostri la tua bellezza fisica, invece di vestirti in un modo decoroso. Non è una buona testimonianza. E con quel modo di fare puoi far cadere gli uomini, e non solo uomini, ma i fratelli, nel desiderio. Se un fratello ti desidera, ti guarda con occhi carnali, anche tramite un video, tu fai cadere un uomo nel peccato, perché chi guarda una donna per desiderarla commette adulterio. Se tu ti vesti in quel modo, anche se ti metti il velo, canti bene, canti le lodi, parli le lingue, poi dopo che suoni la tastiera ti alzi e sei tutta attillata, ti giri e vedono la forma del tuo corpo, e gli uomini ti guardano, ti desiderano, purtroppo li fai cadere. Tu sei colpevole. E se quell'uomo cade nell'adulterio, è colpa tua, anche non solo colpa sua, ma è anche colpa tua. E questo è pericoloso, perché tu potresti anche perdere la salvezza per questo, perché gli adulteri non entreranno nel regno dei cieli. Perciò è ora che noi ci mettiamo in regola davanti all'Eterno Dio della gloria, perché non chiunque, dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio che è nei cieli. Amen, alleluia. Le donne di Dio, gli uomini di Dio devono non solo parlare l'Evangelo, ma vivere l'Evangelo. E dobbiamo essere una testimonianza in ogni aspetto, anche nel vestire. Amen.
Questa è anche parte della sana dottrina. Ma oggi, nella maggior parte delle chiese nel mondo e anche in Italia, i pastori, la maggior parte, non predicano queste cose. Ecco perché vediamo nelle chiese cose negative, cose che non vengono da Dio, cose che offendono. Vediamo donne che cantano, addirittura mogli di pastori, che cantano le lodi con le magliette fino qui con l'ombelico di fuori, tutte impantalonate, tutte attillate, tutte pitturate, sensuali, provocanti. Quello è lo spirito di Jezebel, non è lo Spirito Santo. Allora, donna di Dio, piegati davanti al Signore con la faccia a terra e chiedi a Lui di liberarti e crocifiggi la tua carne, perché è la tua carne che si vuole mettere in mostra. Se tu sei una donna sposata, perché ti devi mettere i tacchi alti? Per sembrare più snella, più attraente, più bella. Ma per chi lo fai? Tu che sei una donna di Dio, una moglie di pastore, perché ti conci in quel modo? Perché ti vesti in quel modo? Perché ti presenti in quel modo? A chi vuoi piacere? Non vuoi piacere a tuo marito soltanto, vuoi piacere anche altri uomini. Ti devi ravvedere. È così, cari e care sorelle, ve lo dico nell'amore di Gesù. Quando mia moglie ancora gli piacevano certe cose, all'inizio della sua conversione o all'inizio quando ci siamo conosciuti, con amore, e Dio lo sa, con amore, per la gloria di Dio, io la riprendevo, la esortavo, la correggevo, gli dicevo: cara cristiana, queste cose non vengono da Dio, questi vestiti che ti piacciono non vengono da Dio, tutte queste cose non vengono dal Signore. A me glielo dicevo con amore, pregavo, e poi Dio l'ha fatta capire, l'ha liberata. Amen. Alleluia, Dio sia la gloria. Ma oggi ci sono pastori che non dicono niente alle loro mogli. Pastori che hanno paura della moglie. Tu hai paura di Jezabel. Sei come Acab. Te lo dico nell'amore, ma te lo... Ehi, Rama Kindalaya Soa. Te lo devo dire nel nome di Gesù, per il bene della tua vita. Tu che sei un pastore non riprendi neanche tua moglie. Come puoi predicare agli altri? Tu che sei un pastore non correggi tua moglie, con amore te lo dico, e lasci che tua moglie vada vestita in qualunque modo. Si veste come una Jezabel, si veste come una mondana, si veste come una sensuale. Tua moglie, pastore, riprendila con amore. Hai l'autorità di Dio, amen, per amore di Gesù, affinché tua moglie sia una buona testimonianza nella chiesa, perché se no tu predichi, 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 e le sorelle vedono tua moglie che è una carnale, e le sorelle non cambiano. Sapete perché molte donne non cambiano? Perché la moglie del pastore è un cattivo esempio. Chi ha orecchi da udire oda. Molte donne nelle chiese sanno che certe cose sono sbagliate. Dio sta parlando nei loro cuori che certi abbigliamenti, certe esteriorità non sono da Dio, che non vengono da Dio. Una donna con il velo e poi con tutti i pantaloni attillati. E questo non lo dico io, anche certe sorelle me lo dicono. In questi giorni una cara sorella mi ha detto: fratello, io sento qualcosa che non va. Quando vedo queste persone si mettono il velo e poi sono tutte attillate, con pantaloni attillati. Cantano i cantici con le magliette che fanno vedere l'ombelico.
si muovono come nelle discoteche. C'è qualcosa che non va. Ma ci sono donne che non riescono a cambiare. Sapete perché? Perché la moglie del pastore dà un cattivo esempio. E le sorelle giovani dicono: ma se la moglie del pastore lo fa, lo posso fare anch'io. Se la moglie del pastore è così, allora anch'io, non è peccato. E queste donne diventano purtroppo in quell'area una pietra d'inciampo, uno scandalo, un cattivo esempio. E queste cose, fratelli, le dico nell'amore di Dio, con la verità e con l'autorità che il Signore mi concede. Non per condannare, ma per edificare. Paolo diceva: il Signore mi ha dato l'autorità e io esercito l'autorità non per distruggere, ma per edificare. Alleluia. Amen, alleluia. E io faccio lo stesso nel nome di Gesù. Perciò se c'è qualche donna, qualche moglie di pastore, è ora che cambi. Perché se no col tuo cattivo esempio stai incoraggiando le altre sorelle a essere una carnale, una mondana e una vanitosa e una sensuale. Le stai incoraggiando al male invece di incoraggiarle al bene. Invece la Bibbia dice che le donne anziane devono incoraggiare le giovani alla santificazione, ad amare i loro mariti. Una donna che si veste sensuale, una donna, una moglie di pastore che si veste attillata, tutta provocante, non sta amando suo marito, non sta rispettando il marito, non sta onorando il marito. Una donna, una moglie di pastore, tutta provocante, vanitosa, sensuale, non sta onorando il marito. È inutile che ti metti il velo. Ti metti il velo, ma poi il corpo è tutto sensuale. Non ti serve a niente. Tu hai bisogno di umiliarti nella presenza del Signore. Amen. Hai bisogno di rinunciare al vecchio io. Lo so che questi messaggi sembrano difficili da accettare perché non li predicano. Non le predicano. Il fratello Pennisi mi ha scritto: caro fratello Ansaldo, ci sono donne qui, cioè nella riflessione adesso, che ti scrivono amen amen e poi vai a vedere nei loro profili hanno foto sensuali e foto con minigonne. Ma fatemi il piacere, allora ve lo dico anch'io nell'amore di Dio, se questo che ha scritto il fratello è vero, queste donne si devono ravvedere, si devono purificare, si devono umiliare nella presenza di Dio. Amen. Anche, vi testimonio, anche mia moglie nel suo profilo di Facebook aveva tante foto del genere, ma lei piano piano le sta togliendo. Perché è difficile, un problema che non ho. Perché erano foto antiche, vecchie, ma oggi lei non è più così, per la misericordia di Dio. E vi ho detto, mia moglie è brasiliana e voi sapete che fama, o meglio che cattiva fama hanno le brasiliane: samba, sesso e piacere. Ma gloria a Dio, il Signore libera. Amen, alleluia. Sappiamo che fama hanno le brasiliane: tanga, spiagge e sole e sensualità. Ma Gesù Cristo libera. Oggi mia moglie non si mette più il tanga. Oggi mia moglie non si va più a spogliare nuda nelle spiagge. E vi voglio dire, cari che mi ascoltate, per una brasiliana è veramente un miracolo. Alleluia! Una brasiliana, ascoltate, mia moglie è brasiliana. È un miracolo che una brasiliana non vada più al mare con il tanga o con quei costumi, è un miracolo. Mia moglie non va più al mare. Gloria.
Non perché glielo dico io, ma perché lei l'ha capito, che così facendo disonora a Dio. Allora chi ha orecchi da udire oda. Amen? Io lo dico con l'autorità del mio Signore Gesù Cristo. Amen, alleluia. Come puoi dire di onorare Dio se poi al pomeriggio dopo il culto te ne vai al mare con il tanga o con il costume da bagno? Sei una moglie di pastore. Ma anche se sei una moglie di pastore, tu sei una peccatrice, una mondana. Perché quello è peccato. Andare a spogliarsi nelle spiagge. Chi lo vuole capire, lo capisce. Chi non lo vuole capire, piega le ginocchia e prega il Signore. Amen. E Lui ti farà capire, ti libererà. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Ci sono foto di donne che tu nemmeno puoi guardare. Io a volte su internet vedo certe foto che devo subito invocare il nome del Signore, perché sono donne, anche se sono cristiane, tra virgolette, ma in quelle foto sono strumenti del diavolo. Sono strumenti del diavolo. Allora, queste cose devono cambiare. Il Signore vuole che noi siamo un buon esempio in tutto, cari nel Signore. E nella Chiesa ci vogliono anche questo tipo di messaggi. Amen. Gloria a Dio. Ci dobbiamo umiliare, fratelli. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, al nostro ego, al nostro egocentrismo, alla nostra vanità. E questo vale anche per gli uomini. Che direste voi se io adesso fossi qui a predicare con una magliettina tutta attaccata al corpo, come oggi tanti si mettono anche nelle chiese, magliette attillate, pastori attillati, o uomini nelle comunità cantano le lodi, suonano gli strumenti con magliettine attillate, che fanno vedere i loro muscoli, il loro corpo. E così non si può, fratelli. Noi siamo nuove creature in Cristo. Una sorella ha scritto: figlia del re, quello che dici, fratello, è la verità, ma purtroppo è vero, le prime sono le mogli dei pastori e anziani. E se qualcuno le fa una osservazione, ti rispondono che non bisogna giudicare e che siamo arretrati e fanatici. Ti voglio dire, se tu sei una moglie di pastore e ti senti giudicata, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E ti voglio dire, ascolta, ascolta e non mi fraintendere, è meglio che ti giudichi un uomo che ti giudichi Dio. Perché se Dio ti giudica, sarà terribile. Ma se ti giudica un uomo, vuol dire che c'è ancora tempo di cambiare. Perché se un uomo ti giudica, che non è un giudizio, ma è una osservazione per aiutarti, amen, vuol dire che c'è tempo di cambiare. Ma se arriva il giudizio di Dio, non c'è più tempo. Perciò vogliamo umiliarci e vogliamo sottometterci alla volontà di Dio. Ecco perché la Bibbia dice: sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Se un fratello che parla la verità ti riprende, tu non devi dire che mi giudica. No, tu devi capire che è per il tuo bene. Amen. Paolo diceva a Timoteo di essere un esempio per i credenti in tutto.
nel parlare, nel comportarsi, nel, alleluia, vivere nell'amore, nella castità, nella purezza. Perciò il Signore vuole che noi siamo un esempio, gloria a Dio, in ogni cosa, cari fratelli, alleluia. Il Signore vuole che siamo un esempio, amen, alla gloria del suo santo nome, perché le persone che ti vedono non vedono la tua anima, vedono il tuo corpo, vedono come tu ti vesti, come tu ti presenti. Io non posso dire, vabbè, io sono una buona testimonianza nel cuore e poi fuori vado vestito come un rocchettaro. Tu non puoi dire, oh, la mia anima è pura, e poi fuori sei vestita come una mondana, per non dire un'altra parola che per alcuni può sembrare un'offesa, ma no, la Bibbia dice, una meretrice. Tu non puoi dire, la mia testimonianza, Dio conosce il mio cuore. Ma chi è che guarda il tuo corpo? Chi è che guarda il tuo corpo? Il tuo corpo non è forse il tempio dello Spirito Santo? Allora, fratelli e sorelle, stiamo attenti. Gloria al Signore. Stiamo attenti, gloria a Dio, temiamo il Signore. Alleluia, onoriamo il Re dei Re. Amen, alleluia. Onoriamo il Dio della gloria. Onoriamo colui che è Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alleluia, santo, santo, santo. Mio Dio eterno, che perfino i cherubini con le loro ali si coprono il volto davanti al Re di gloria. Guardate, i cherubini si coprono il corpo, si coprono il volto, sì, i cherubini con le ali si coprono la faccia davanti al Santo di Israele. Ma oggi ci sono donne che vanno con le gambe scoperte. I cherubini si coprono la faccia. I cherubini si coprono la faccia. Ma oggi ci sono donne che non hanno paura. Si scoprono le loro gambe davanti al Santo di Israele, nella assemblea, nella comunità. Le cose devono cambiare, fratelli. Vuoi andare nel regno dei cieli? Vuoi entrare nel regno dei cieli? Alleluia. Vogliamo vedere Dio faccia a faccia? Ricerchiamo la pace con tutti. Grazie. E la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Santifichiamoci per lo Spirito di Dio, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso. Vi santifichi egli stesso e l'intero vostro essere, spirito, anima e corpo, sia santificato. E questo sarà l'argomento di oggi, nelle nostre condivisioni bibliche, di domande e risposte. Domande e risposte riguardo alla santificazione. Siete tutti invitati a partecipare questo pomeriggio alla gloria di Dio. Amen? Perché parleremo della santificazione in accordo alle sacre scritture. Perciò la nostra vita deve diventare un buon esempio. Paolo diceva, siate miei imitatori. Ma come può una donna vestita tutta attillata, con pantaloni attillati, con tacchi alti, tacchi a spillo addirittura, tutta sensuale, dire ad altre sorelle, siate miei imitatrici? Tu lo puoi dire? Allora, fratelli, ditemi con amore e sincerità, sto dicendo delle cose sbagliate? Fratelli, sto esagerando? Sto parlando in un modo errato, fratelli?
o sto parlando cose giuste? Alla gloria di Cristo Gesù. Gloria Signore. Noi dobbiamo divenire un esempio, fratelli, nella Chiesa, nel popolo di Dio. Noi dobbiamo dimostrare che la nostra vita appartiene a Cristo, che siamo stati liberati dal vecchio modo di vivere. L'apostolo Pietro dice, ispirato da Dio, in una sua lettera dice: siate santi in tutta la vostra condotta. Amen. Gloria al Signore. Perciò, carissimi, ritorniamo a essere sobri, prudenti, saggi nelle vie del Signore, affinché ognuno di noi, tu e io, fratello, sorella, pastore, moglie di pastore, amen, affinché gli uomini di Dio non diventino come Acab e le donne di Dio non diventino come Jezabel, ma siamo veri nel Signore. Oh, alleluia! E possiamo dire, per la gloria del Signore Gesù Cristo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Gloria. Questo era il pensiero di Paolo. Amen. Questo era, gloria a Dio, l'esempio di Paolo. E anche noi, fratelli, nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, nel nostro essere, anche noi dobbiamo poter dire: in nome di Gesù, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Amen. Alleluia. Alla gloria del Signore. E poi Paolo, dopo che disse siate miei imitatori, Filippesi 3:17 e Filippesi 3:18, Paolo parla di alcuni che sono diventati nemici della croce di Cristo. Ci sono persone che col loro comportamento, il loro atteggiamento, il loro modo di vivere, purtroppo diventano nemici della croce di Cristo, cioè diventano disubbidienti, diventano carnali, non vogliono crocifiggere la loro carne, perché la croce di Cristo ci parla di liberazione dal peccato, la croce di Cristo ci parla di una nuova vita, la croce di Cristo ci parla di santità. Ma oggi ci sono persone anche nelle chiese, anche tra virgolette pastori, che diventano nemici della croce di Cristo, con la loro condotta, con le loro parole, con i loro atteggiamenti, con il loro comportamento, con il loro vestire addirittura. Diventano nemici della croce. Allora vi voglio dire una cosa. Sapete voi che nell'Antico Testamento, voglio rispondere al fratello Sebastian, questo pomeriggio, a Dio piacendo, ci vedremo verso le 14:30. Amen. Gloria a Dio. E carissimi, mia moglie ha scritto: la verità guarisce. Alleluia. La verità guarisce. Amen. E lei, per grazia di Dio, lo può testimoniare. Amen. Come tante altre donne, sono certo. Anche di coloro che sono in linea. E che Dio le sta guarendo. Forse tu sei ancora in un processo di guarigione. Ma gloria a Dio, il Signore ha iniziato un'opera buona e il Signore la porterà a compimento. Amen. Perciò, gloria al Signore, stavo dicendo, nell'Antico Testamento
Quando una persona veniva spogliata dei suoi vestiti, era un grande disonore, era una terribile vergogna. E addirittura nell'Antico Testamento una persona che veniva denudata era un segno di maledizione. Ecco perché il Cristo, oh alleluia, il Figlio di Dio, il Nazareno, alla croce fu anche spogliato. Quanti lo sanno? Non è una mia teologia. Il Cristo dovette prendere su di sé tutte le maledizioni. E una delle maledizioni era lo spogliamento. Fu denudato. Fu... E gli tolsero i suoi abiti. E sulla croce... Gloria a Dio, scusate fratelli, e su quella croce il Figliuolo di Dio rimase spogliato, era una maledizione, e lui portò tutte le nostre maledizioni, affinché tu non vivi più nella maledizione. Ma oggi vediamo cristiani che si vanno a spogliare al mare, quella è una maledizione, si vanno a spogliare nudi al mare, mezzi nudi, rimangono solo con un piccolo vestitino qui, per coprire le loro vergogne. Ma tu ti stai spogliando. Cristo alla croce fu spogliato, gli tolsero la tunica, gli tolsero i suoi vestiti, e lui rimase nudo su quella croce, fratelli, portando la maledizione, morendo per noi, liberandoci. Allora perché tu col tuo comportamento ti vai a buttare di nuovo nella maledizione? Quello che dico è forte, ma è la verità. Adamo ed Eva, dopo il peccato, rimasero nudi. Era una vergogna. Loro si nascondevano dietro gli alberi. Invece oggi ci sono persone cristiane che non si nascondono più. Hanno perso la vergogna, sono degli svergognati. E invece di nascondere la loro vergogna della nudità e di coprirsi, vanno a fare il contrario, vanno a spogliarsi in mezzo agli altri. Adamo ed Eva videro che c'era qualcosa che non andava e cercarono di coprirsi con le foglie di fico, ma davanti a Dio quella copertura, tra virgolette, delle foglie di fico non bastava, ma Dio gli fece due tuniche, amen, di animali. Una tunica, ascoltate, copre la persona da qui fino ai piedi. Una tunica è un vestito lungo. Amen. Alleluia. Davanti a Dio, l'Eterno, l'Onnipotente, Kadosh, Adonai, El Shaddai. Oh, alleluia. Elohim. Alleluia. Davanti al Dio della gloria, il vestitino delle foglie di fico non bastava. Quella era la moda di Adamo ed Eva. Dopo il peccato era la moda degli uomini, come oggi. Poi in un altro video ne parleremo, vestiti di ogni genere. Adamo ed Eva si erano fatti dei vestiti a modo loro, ma non è a modo tuo che ti devi vestire, sorella, fratello. Non essere un Adamo, non essere una Eva, non ti vestire a modo tuo, lascia che sia Dio a vestirti, gloria al Signore. È vero che quel vestito rappresentava anche la copertura spirituale della giustizia di Cristo, l'agnello sacrificale, ma è anche vero che Dio coprì i loro corpi. Amen, sorella. Amen, fratello. Dio coprì i loro corpi. Le foglie di fico non bastavano. Quella era la moda di Adamo ed Eva, la moda del momento, la moda degli uomini. Ma Dio li vestì con la moda del cielo, possiamo dire, usando questo termine. Dio li vestì con un rivestimento. Dio li rivestì, alleluia, con una tunica lunga. Addirittura quando Gesù Cristo apparve a Giovanni, Gesù Cristo era vestito di una veste lunga fino ai piedi. Fino ai piedi. Noi dobbiamo essere imitatori di Cristo. Amen.
Una figlia di Dio non si può mettere le minigonne. Alleluia. E qui voglio finire questo argomento, perché non era l'argomento, però Dio ci parla anche così. Quando Gesù Cristo apparve a Giovanni nell'isola di Patmos, Gesù Cristo glorificato apparve a Giovanni con una veste lunga fino ai piedi. Amen. A Dio sia tutta la gloria. Voglio rispondere, vedo che c'è un commento ancora della sorella figlia del re, che forse, non vorrei sbagliare, forse abita a Brescia, se è lei, non lo so, Dio la benedica comunque. Amen. Dice: fratello, su quanto riguarda il mare, tanti fratelli mi rispondono che il mare l'ha creato Dio. Certo che l'ha creato Dio, ma non per andare a spogliare. Dio non ha creato il mare. E poi ti voglio dire una cosa a quelli che dicono queste scuse. Nella nuova Gerusalemme, nel nuovo cielo e nuova terra, Giovanni dice: il mare non ci sarà più. Alleluia. Quanti dicono alleluia adesso? Amen, alleluia. Giovanni dice: e il mare non lo vidi più, il mare non c'era più. Perché per molti il mare è una tentazione, una scusa, è un luogo di caduta. Il mare, sapete per cos'è? Per andare a pescare i pesci, ma non per andarti a spogliare nudo. Fratelli, devo ancora ritoccare questo argomento. Ci sono donne che vanno al mare con quei piccoli costumi da bagno, si sdraiano e poi si sdraiano che si girano, scusate il termine, mettono il sedere di sopra. Infatti se l'uomo non sarebbe andato al mare, il mare sarebbe ancora puro, invece inquinato per colpa degli uomini. Ci sono donne che si spogliano e mettono i loro corpi in evidenza, oppure il topless. Spero che non esista il topless evangelico. Mio Dio, abbi pietà di noi. Se una donna, che tu stai andando all'inferno col topless e col tuo denudarti, cambia la tua vita, gloria a Dio. Umiliati davanti, rinuncia a te stesso. Amen. Per amore di Dio. Il mare Dio non lo ha creato per andarsi a spogliare mezzi nudi. Il mare è bellissimo per andare a farsi una passeggiata, a prendere un po' d'aria, sedersi a guardare la natura, ma oggi molti si siedono a guardare le donne. Il mare inteso come natura, come paesaggi, come aria fresca, è qualcosa di meraviglioso. Io tante volte sono andato al mare quando non c'era nessuno, a guardare la natura, a stare lì da solo, a prendere l'aria, a stare in un luogo tranquillo, a pregare, ad ammirare la natura. Ma altri vanno al mare ad ammirare le donne che sono lì. Perciò stiamo attenti. E poi carissimi, noi dobbiamo essere prudenti, noi dobbiamo essere saggi. Se tu sai che in quel luogo c'è una tentazione, non ci andare. Non ci andare. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Voglio rileggere quello che ha scritto figlia del re. Dice: fratello, su quanto riguarda il mare, tanti fratelli mi rispondono che il mare l'ha creato Dio, e quindi si sentono liberi di andarci e spogliarsi, perché secondo questi fratelli al mare non si va con il cappotto. Cosa dire in questo caso? Ho già risposto. E poi ti voglio dire una cosa, e cara sorella e tutti voi che ascoltate, fino a pochi decenni fa, per esempio
anche nel 1960, negli anni 50, le donne non andavano al mare come vanno oggi, ma i costumi da bagno erano decenti. Avete mai visto delle foto del 1950, del 1930, come le persone andavano al mare? In un modo decente. Ma oggi più si va avanti, più i tempi diventano come Sodoma e Gomorra. E oggi vediamo donne che si sdraiano al mare con le gambe aperte, con i seni di fuori, con i corpi in una veramente sfacciataggine, senza vergogna. Addirittura mi dispiace dirlo, ma che Dio abbia misericordia, perfino donne evangeliche mettono le loro foto su, le loro foto su Facebook, nei loro bikini, nei loro costumi da bagno, anzi voglio dire scostumi da bagno, sono scostumi, non sono costumi da bagno, sono scostumi, scostumatezza, non è da Dio, non è da Dio. Perché se tu che dici di essere un cristiano vai al mare dove sono tutti mezzi nudi e gli uomini guardano le donne, anche le donne guardano gli uomini, quello è un luogo di adulterio, di promiscuità, dove c'è uno spirito di sensualità. E che ci va a fare un figlio di Dio lì, un cristiano, un credente? Non andare in mezzo a Sodoma e Gomorra. Separati per la gloria di Dio. E se per caso ti trovi lì, non ti spogliare come tutti. Io a volte mi sono trovato vicino al mare e ho predicato anche lì. Alleluia. E se voglio andare a stare un giorno tranquillo, farmi una bella passeggiata al mare, vai in un luogo dove non c'è nessuno, ma non ti spogliare in quel modo. Si integra, si saggio, si saggia, onora il Signore. Amen. Onora il Signore. Amen. Oh, alleluia, alleluia. Perciò l'apostolo Paolo diceva che purtroppo alcuni diventano nemici della croce di Cristo, col loro comportamento, col loro atteggiamento. Molte persone diventano nemici della croce, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quello che a loro vergogna. Essi, gloria al Signore, hanno la mente rivolta alle cose della terra. Ma tu, caro che mi ascolti, non essere un nemico di Cristo, non essere un nemico della croce, non essere un nemico della volontà di Dio. Sottomettiti al Signore, umiliati, arrenditi davanti alla volontà di Dio. Metti la tua vita nelle mani di Dio, consacrati alla volontà del Signore. Poi Paolo diceva, per finire, perché la nostra cittadinanza è nei cieli, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E qui voglio finire. La vera cittadinanza dei cristiani
dei convertiti, dei figli del Signore, e nei cieli non amare più la terra con i suoi costumi, le sue abitudini, non amare più la terra con i suoi piaceri, con i suoi divertimenti, non amare più le cose terrene, la lussuria, la vanità, la sensualità, non desiderare più quelle cose, ma desidera la volontà di Cristo, la gloria di Cristo, desidera il cielo. Noi dobbiamo desiderare il cielo. Questo è il sentimento dei figli del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore per questa esortazione, questa parola, questa verità che Lui ha voluto dare ai nostri cuori ancora in questa giornata. Ringraziamo il Signore e consacriamoci a Lui. Abbandoniamo il vecchio, abbandoniamo le contaminazioni del presente secolo, abbandoniamo la carnalità e aggrappiamoci a Cristo Gesù. Alleluia. La ragione di Amen. Alleluia. Adora Dio. Amare te. Prega il Signore. Alleluia. Benedetto. Adorarti e servirti e lodarti. Sì, Signore. Alleluia. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Amen. Cercala. Che ho presenza nella casa tua. Cerca la santificazione. Cerca il Signore. E benignità. Amen, alleluia. Sì, Signore. Poi davanti a me la mensa tu prepararai. E con l'olio tuo mi ungerai. E io traboccherò. Grazie, Signore. E per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore. Alleluia, alleluia. Della tua parola, Re di Gloria, alleluia.